dobbiamo dire che la parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa giornata è una parola di Dio molto ricca. Ci sono tanti elementi, tante cose importanti che noi potremmo prendere per la nostra vita. Potremmo dire questo, a metà del cammino dell'Avvento, perché ormai, anzi, l'abbiamo superata la metà, siamo più vicini al Natale di quando abbiamo iniziato l'Avvento, di quando abbiamo iniziato ormai 3 settimane fa. Ecco, un po' più della metà dell'Avvento, la Chiesa ci dà una parola di Dio densa, una parola di Dio che potremmo dire è per grandi. Ma quando io dico per grandi, non vuol dire che non va bene per i bambini più piccoli. Va bene anche per voi, ma ciascuno di noi deve cercare di trarre da questa parola di Dio un significato che sia per la propria vita. Allora, andiamo con ordine. Anzitutto, non so se vi siete accorti che oggi io vesto con un colore particolare. Che colore è questo? Il rosa. Sapete perché vesto di rosa? Chi lo sa? Provate ad alzare la mano, chi lo sa? Senza paura, eh? Non lo sa, nessuno lo sa? Tu lo sai? Prova a dirlo. È il colore della candela, bravissimo. Perfetto. Ma perché il rosa? Dimmi. Santa Lucia è domani, ma non è questo. Però la gioia... Già ci avviciniamo, ma ci stiamo... Allora, normalmente in Avvento si usa il colore viola. Il rosa, se lo mettiamo qua di fianco, potremmo dire che è un viola più chiaro, giusto? Adesso non è proprio così, però potremmo dire che è un viola mischiato un po' con il bianco. Infatti l'ultima candela di che colore è? È bianco, ecco. Significa che il tempo di Avvento, che è un tempo nel quale noi facciamo anche un po' di penitenza, sta diventando sempre più chiaro. Come al mattino, non so se vi è mai capitato di svegliarvi presto al mattino, e c'è l'oscurità della notte, ma poi ad un certo punto sorge il sole da lontano, e quando ancora il sole non si vede, però il mattino, il buio della notte comincia a diventare chiaro. Ecco, questo momento in cui il buio diventa chiaro è esattamente quello che sta accadendo in questa giornata. Il viola diventa rosa, e diventa rosa perché? Perché ci stiamo avvicinando al Natale. Avete capito allora perché io vesto di rosa? Perché ci stiamo avvicinando al Natale, e quindi il viola cede il passo al rosa. E voi direte, benissimo, una cosa bellissima, adesso la sappiamo, se a casa ci chiedono di che colore era vestito il sacerdote, diremo rosa perché ci stiamo avvicinando al Natale. Ma c'è un'altra cosa che ci dice la liturgia di oggi, vi ho detto che è molto densa. Nella prima lettura abbiamo ascoltato che bisogna rallegrarsi, che bisogna essere felici. Rallegrati, figlio di Sion. Inizia proprio così il libro del profeta Sofonia. E perché dice che bisogna rallegrarsi? Dice perché il Signore ha revocato la tua condanna. Allora, qualcuno di voi potrebbe dire, io non sapevo neanche di essere condannato. Ma noi, sapete, quando siamo condannati, tutte le volte cui commettiamo dei peccati. Quando noi commettiamo dei peccati, quando noi, per esempio, a scuola litighiamo con qualche compagno, oppure quando noi, senza farci vedere, rubiamo qualcosa dei nostri amici, ecco, in quel momento noi riceviamo una condanna. Perché? Perché è vero che magari non ci vede il carabiniere o il poliziotto, o non ci vede la maestra, o non ci vede il nostro amico. Però Dio, che c'è sempre, vede tutto.
tutto, vede tutto, lui sa quello che noi facciamo, sa quello che noi facciamo nel bene, ma sa anche quello che facciamo nel male. E quindi quando noi facciamo qualcosa di sbagliato, subito viene la nostra condanna. Ma abbiamo sentito il profeta Sofonia dire che la nostra condanna ormai è tolta. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire qualcosa? No. Non vuol dire che allora adesso possiamo peccare, possiamo fare quello che vogliamo. Non vuole dire questo, Sofonia. Ma vuole dirci un'altra cosa. Vuole dirci che qualsiasi... Sentite bene, questa è una cosa bellissima, È un Vangelo, è una buona notizia bellissima. Che tutte le volte in cui noi... Ascoltatemi bene. Tutte le volte, ma proprio tutte, in cui noi commettiamo un peccato, soprattutto i grandi, i peccati ne fanno di più di quelli piccoli, tutte le volte in cui noi commettiamo un peccato, se subito chiediamo perdono, il Signore ci perdona. Il Signore è venuto nel mondo per questo, non per condannarci, non per godere della nostra condanna, non perché a Lui piace il fatto che noi possiamo andare all'inferno. Lui è venuto nel mondo perché vuole portare tutti nel paradiso. È vero o non è vero che una delle canzoni del Natale dice questo? Dio si è fatto come noi per farci come Lui. È venuto nel mondo non per mandarci nel castigo eterno, ma è venuto nel mondo perché noi possiamo entrare nel paradiso. Farci come Lui significa questo, poter entrare nel paradiso. Allora, si avvicina il Natale e il momento del, come dire, il momento dell'avvento, che è un momento nel quale noi dobbiamo fare anche dei sacrifici, sta finendo. Il violaceo del passo alla rosa, primo punto. Secondo punto, Gesù viene non per condannarci, ma per salvarci. E questo deve riempirci di gioia. Noi dovremmo uscire da questa chiesa oggi con il sorriso e dire grazie Signore, perché non vieni a dirci che siamo delle persone cattive, ma vieni a dirci che siamo persone perdonate. Ma la liturgia va avanti, ci dice altre cose. Per esempio, la lettera ai Filippesi dice che non dobbiamo angustiarci per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Allora, se il Signore sta venendo, dal viola passiamo al rosa, e viene non per condannarci, ma per darci la salvezza. Noi che cosa possiamo fare? Come possiamo accogliere in modo migliore il Signore che viene? Attraverso preghiere, suppliche e ringraziamenti. Cioè dobbiamo imparare a far sì che nel nostro cuore ci sia il desiderio di Dio. Voi avete il desiderio di Dio? Sì. E voi? Anche voi ce l'avete il desiderio di Dio. Desiderare Dio nel proprio cuore, cosa vuol dire? Significa che quando nelle difficoltà, ma anche quando ci capitano delle cose belle, sempre ringraziare il Signore, sempre parlare con Lui. Sapete, a me capita spesso durante la giornata, magari che faccio delle cose e poi, non è che vedo Gesù, non è con le visioni, ma mentre sto facendo delle cose, allora parlo con Lui e lo ringrazio, magari mi dico grazie Signore che oggi mi hai fatto incontrare una comunità così bella come quella di Chiandemelo e mi stai facendo celebrare la messa con loro.
Oppure gli dico grazie perché conosco delle persone, come per esempio il vostro parroco, Don Giorgio, che è una persona molto brava, un sacerdote santo. Oppure gli dico grazie perché accadono delle cose che sono belle, degli incontri, oppure delle intuizioni, magari leggo un libro e dico ma guarda te, che bella cosa ti ho appena letto. Oppure a volte gli dico perdonami, perché con quella persona che potevo essere più caritatevole, invece, come dire, non sono stato buono. Ecco, Gesù viene per salvarci e noi dobbiamo imparare a volerlo bene, ad averlo nel cuore, avere il desiderio di volerlo nel nostro cuore. E allora arrivo all'ultima cosa che la troviamo nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, sentite bene, ci sono tre categorie di persone: le folle, i soldati e i pubblicani. E queste tre categorie di persone vanno da Gesù e pongono tutte queste tre categorie una domanda a Gesù. Dicono a Gesù, che cosa dobbiamo fare? Scusate, a Giovanni, che cosa dobbiamo fare? E Giovanni, bellissima questa cosa, impariamola bene, perché noi siamo un po' moralisti e allora pensiamo sempre che per poter fare le cose per bene dobbiamo fare le cose in modo perfetto. Giovanni dice delle cose che sono delle banalità, ve le ripeto perché sono veramente delle banalità. Allora, alle folle dice: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. È una cosa banale, è una cosa normalissima. Ai pubblicani dice, i pubblicani erano quelli che andavano a chiedere le tasse, dice: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. È banale, cioè se uno ti dice devi prendere 10, non esigere di prendere 12. Prendi 10 e basta. I soldati sono quelli che andavano in giro con le armi, no? Dice: non maltrattate e non ristorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre parti. Potremmo dire, ma c'era bisogno che arrivasse Giovanni a dire queste cose così banali? Il punto è un altro, che Giovanni, dando queste risposte così banali a queste tre categorie di persone, è come se in qualche modo suggerisse anche la risposta alla domanda che noi gli dobbiamo porre, perché anche noi dobbiamo chiedere a Giovanni: e noi che cosa dobbiamo fare per vedere Gesù? E la risposta potrebbe essere: se tu sei un bambino che va a scuola, studia e fai i compiti. Tanta grazia. Anche le maestre me lo dicono sempre che devo far così. Non è che ci vuole Giovanni per dire. Oppure se uno è un bambino, ecco, oltre alla scuola, voi giocate, giusto? Giocate ogni tanto. Tu giochi ogni tanto, sì. Ecco, un'altra risposta che potrebbe dare Giovanni è: quando giocate, non barate, ma giocate secondo le regole. Oppure se uno è un adulto e va a lavorare, Giovanni potrebbe dirti: entra al lavoro all'orario stabilito, non entrare 5 minuti dopo. E quando vai a prendere il caffè, non allungare la pausa di 20 minuti. Prendi il caffè e poi torna alla tua scrivania. Ma perché tutto questo? Perché Giovanni ci vuole suggerire una cosa che potrei riassumere così. E finisco. Noi, se vogliamo riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, dobbiamo far sì che le cose ordinarie, le cose di tutti i giorni, diventino straordinarie. Dobbiamo far sì che le cose piccole diventino cose
importante. Capite che cosa vuol dire? Noi pensiamo sempre che per vedere Dio si debbano aprire i cieli, che questa chiesa debba scoperchiarsi e debba arrivare la gloria degli angeli. No! Per vedere Dio, se vogliamo vedere Dio, noi dobbiamo andare a fare le cose piccole in modo grande. Dobbiamo fare le cose ordinarie in modo straordinario. Dobbiamo far sì che l'ordinarietà della nostra vita diventi, come coscienza nostra, diventi straordinaria. Significa dunque che nella vita di ciascuno di noi, di tutti noi, anche della vita di magari di quella persona che ormai è in pensione da tanti anni e l'unica cosa che fa tutto il giorno è dire rosari e ascoltare la messa alla radio, quella vita che agli occhi del mondo sembra una vita sprecata, invece diventi una vita bella, perché facendo le cose ordinarie, piccole, della quotidianità, uno può davvero testimoniare la presenza di Dio nel mondo. Allora, questo è quello che alla fine di tutto noi possiamo riassumere in questo modo. Gesù sta venendo dal viola al rosa. Viene non per punirci, ma per salvarci. E siccome viene a salvarci, noi dobbiamo imparare ad avere un rapporto con Lui, a pregare, a parlare con Lui. E facendo questo, la nostra vita, che può sembrare banale, diventa una vita straordinaria. Proviamo a farlo almeno in questi giorni che ancora ci separano dal Natale. E vedrete che questi quattro passaggi che vi ho detto sono i passaggi che riusciranno a mettere anche nel vostro cuore la letizia e la gioia che il profeta Sofonia ha detto che devono entrare nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.